questa volta ti do la buonasera qui sulle colline marchigiane. Siamo a Pesaro, sul Monte San Bartolo, e se vedi qua alle mie spalle abbiamo il faro. Quindi in questo video andiamo a vedere come funzionano i fari e capire le diciture dei fari che troviamo sulle carte nautiche. Allora, sappiamo bene che i fari sono un ottimo punto di riferimento, soprattutto di notte, per quando si naviga, per i naviganti in alto mare. E non so se ti è mai capitato di navigare col mare grosso, il vento forte, magari anche il cattivo tempo con la pioggia, e vedere questo bagliore già ti fa tirare un sospiro di sollievo, perché sai che stai vedendo la terraferma e quindi ti stai avvicinando verso un porto sicuro. Però non so se sai che i fari sono anche un ottimo punto di riferimento anche di giorno per fare i cosiddetti rilevamenti. Allora, che cosa vuol dire? Allora, i fari sono dei punti cospicui. Cosa sono i punti cospicui? I punti cospicui sono dei riferimenti, delle cose che tu puoi vedere, puoi riconoscere dal mare. Quindi un faro lo puoi riconoscere chiaramente dal mare, cioè vedi questa torre e riconosci che è un faro. Ecco, tramite i punti cospicui puoi fare i rilevamenti, lo vediamo nel video sul carteggio, e rilevare dove si trova la tua barca, quindi trovare la posizione della tua barca. In realtà al giorno d'oggi abbiamo GPS, quindi è molto più semplice. Tramite GPS abbiamo il punto nave esatto di dove ci troviamo, però almeno diciamo, se un domani non dovessi avere il GPS a bordo, comunque non affidiamoci completamente all'elettronica. Bene, quindi detto questo abbiamo capito che i fari sono un punto di riferimento sia di notte che di giorno. Allora, adesso veniamo alle scritte che troviamo sulle carte nautiche. Allora, devi sapere che ogni faro ha le sue caratteristiche distintive, cioè ognuno ha una sua caratteristica, e questo faro qua, andiamo a vedere sulla carta, troviamo scritto FL, che sarebbe flash in inglese, altrimenti in italiano ci sarebbe scritto lamp, che in pratica corrisponde al lampeggio, che adesso qua ancora non è proprio diventato notte, però dalla terra noi vediamo proprio il faro, così il raggio di luce che gira, ma dal mare vediamo solamente il bagliore. E tra parentesi, poi a fianco a questo FL, a questo flash, tra parentesi vediamo il numero 2, vuol dire che questo faro qua fa due lampi luminosi alternati dal buio, quindi fa un lampo, poi c'è un'eclissi, quindi un po' di buio, e un altro lampo luminoso. Dopodiché a fianco a 2 vediamo 15S, che sta per 15 secondi, e vuol dire che i due lampi luminosi vengono fatti all'interno dei 15 secondi. Poi vediamo scritto 175M minuscolo, vuol dire che questo faro qua è 175 metri sul livello del mare, quindi in altezza 175 metri sul livello del mare. E poi vediamo che c'è scritto 25M, che sarebbe 25 miglia, che corrisponde alla portata nominale del faro. Allora, che cosa sono le portate? Abbiamo il primo, il secondo e il dolce. No, scherzo. Abbiamo, nei fari ci sono tre tipi di portate. Allora, abbiamo la portata nominale, che è questa che abbiamo visto qua sulla carta, ed in pratica diciamo la distanza a cui arriva il raggio di luce, ed è un'indicazione fissa. Poi abbiamo la portata luminosa, che lo stesso è la maggior distanza a cui arriva il raggio di luce, è tipo la portata nominale, solo che la portata nominale è un dato fisso, quello che troviamo sulla carta. La portata luminosa varia in base alla visibilità atmosferica. Dopodiché abbiamo la portata geografica, che in pratica, allora, i fari solitamente sono in delle posizioni alte, questo ad esempio è 175 metri sul livello del mare, ed è un faro molto potente proprio anche dovuto alla sua altezza, perché sappiamo che la terra è leggermente curva, quindi la portata geografica diciamo dipende da questa curvatura terrestre e dall'altezza sia della nostra posizione in barca che del faro. Cioè il faro, se il faro è qua giù, il raggio di luce non oltrepassa l'orizzonte. Quella portata lì è la portata geografica. E abbiamo sia una tabella redatta dall'Istituto Idrografico della Marina Militare, che possiamo fare anche un calcolo per capire la portata geografica di quel faro.
prendendo i dati che abbiamo sulla carta. Quindi qual è la formula per capire la portata geografica? È 2,04 per, tra parentesi dobbiamo fare la radice quadrata dell'altezza del faro più la radice quadrata dei nostri occhi, quindi dobbiamo fare tipo la nostra altezza più l'altezza dello scafo della barca, cioè 4-5 metri potremmo essere alti. Ecco, con questa formula qua troviamo la portata geografica. Bene, poi adesso qua ho anche un libro, questa è una pubblicazione sempre dell'Istituto Idrografico della Marina, che è l'elenco dei fari e segnali da nebbia, cioè in pratica qua c'è tutto l'elenco dettagliato dei fari e dei fanali, dei segnali da nebbia quindi anche, dove in pratica, allora sulla carta abbiamo una dicitura un po' più generale, diciamo, ci dà molte informazioni però un po' più generale. Se vogliamo delle informazioni ancora più precise basta prendere questa pubblicazione qua, elenco dei fari e segnali da nebbia, dove troviamo tutte le caratteristiche. Ecco, ad esempio qua questa pubblicazione dentro è divisa in colonne. Nella prima colonna troviamo un numero progressivo e un numero internazionale, poi abbiamo la località, quindi qui c'è scritto Pesaro, Monte San Bartolo, abbiamo le coordinate geografiche, quindi latitudine e longitudine, e poi abbiamo sempre la scritta FL2, V, abbiamo la doppia V che sta per white, cioè bianco, vuol dire che questo faro fa una luce bianca. Dopodiché troviamo l'altezza sul livello del mare in metri, la portata nominale in miglia, la descrizione della torre, quindi se devi fare un rilevamento di giorno, qui ti dice che il faro è una torre bianca. E poi nell'ultima colonna invece abbiamo le indicazioni più precise di questi lampeggi, di questi bagliori. Quindi se vuoi calcolare dal mare che vedi un bagliore che faro stai vedendo, a grandi linee puoi contare se sono i due lampeggi all'interno dei 15 secondi guardando le informazioni sulla carta, ma se le vuoi vedere ancora più precisione basta che guardi qua in questa pubblicazione dell'elenco dei fari e per avere ancora più informazioni più dettagliate. Bene, quindi abbiamo visto un po' di informazioni riguardanti questo faro, però ad esempio in altri fari ci sono altre indicazioni, ad esempio potremmo trovare MO e tra parentesi una lettera, quindi ad esempio mi pare che a Cattolica sia MO e poi O tra parentesi, vuol dire che quel faro MO sta per Morse e la lettera tra parentesi è O, quindi O vuol dire che quel faro lì fa un messaggio Morse, fa la O, insomma, con un messaggio Morse, e la O sono, mi pare, tre linee lunghe, quindi probabilmente si vedranno tre fasci lunghi di luce, poi dai secondi, l'altezza sul livello del mare e la portata. Bene, tutte le informazioni comunque te le lascio qui sotto nella scheda che puoi scaricare, e sicuramente i fari sono anche parte dei sogni, magari adesso molte sono anche mete turistiche, si possono affittare i fari, adesso vediamo se un giorno di questi riusciamo a salire direttamente nel faro, così magari ti faccio vedere proprio la lampada, tutto il funzionamento del faro, e poi ci vediamo nei prossimi video, così approfondiamo anche i fanali per non finire a scogli durante le proprie vacanze, quindi vediamo i segnali, i fari di segnalamento, i vari segnali che ci indicano ad esempio degli scogli affioranti o dei pericoli. Se invece stai vedendo questo video nei nostri canali social, quindi YouTube, Facebook, ti invito a proseguire gli altri nostri video nel nostro video corso completo su www.25nodi.com. Buon mare e buon vento! Ciao!